L'Università di Trento registra un 18% di matricole in più. L'essere stato l'ateneo più virtuoso d'Italia gli è valso un riconoscimento da 6 milioni di euro, promesso ma non ancora erogato per via della minaccia di ricorsi. Miriam Barbera. 504 studenti in più, un incremento del 18% di matricole all'Università di Trento, con un numero consistente proveniente da fuori provincia. Un po' a merito della crisi, se non si trova lavoro, tanto vale studiare, ma molto dipende dal fatto che Trento è in cima alla classifica degli atenei più virtuosi d'Italia, il che si traduce in un riconoscimento da parte del ministro Gelmini di 6 milioni di euro, che ha suscitato invidia e la minaccia di ricorsi. È ovvio che questo modo nuovo di attribuire risorse tenendo conto della produttività degli atenei, anzi dei singoli docenti degli atenei, ha generato un po' di sconcerto e qualcuno ha anche cercato di ribaltare il tavolo, ma io spero che piano piano ci avviamo anche in Italia verso un sistema di valutazione che possa permettere di correlare le risorse con i risultati. I tagli di Tremonti la preoccupano? Beh, preoccupano me come preoccupano tutti i rettori, sono tagli molto consistenti, confermati nel DPF presentato recentemente. C'è un'assicurazione politica di prevedere nuove risorse per l'università tra i fondi reperiti con lo scudo fiscale, ma di fatto noi ci accingiamo a fare un bilancio 2010 ancora con molti margini di incertezza. Lei ha parlato di declino demografico e ha parlato anche di un'integrazione che non permette agli immigrati di arrivare all'università. Beh, questo è un problema di cui si discute moltissimo a livello di comunità europea, anche se poi in Italia si affronta in modo un po' distratto. È un dato di fatto che le coorti di 19enni diminuiscono dopo anno e i dati si possono prevedere molto bene. Rispetto al nord Europa c'è anche una maggiore difficoltà per i figli di immigrati di arrivare all'università per motivi economico-sociali. È un problema grosso perché ovviamente gli studenti sono la linfa vitale dell'università. Un altro dato interessante è che nel primo anno di università il 20% delle matricole non danno esami. Il problema a questo punto secondo me non è quello dell'università, ma è quello di una scuola superiore che è rimasta troppo elementare.